Ciao amici, lo sapete anche voi che i semi sono un alimento sano e ricco di nutrienti? Sì, io adoro i semi, ce ne sono di tanti tipi. Tra i più famosi abbiamo semi di zucca, girasole, semi di sesamo, semi di chia. Ma non tutti sanno che il basilico produce dei semi buoni che fanno benissimo. Vediamo adesso insieme che benefici hanno e come usarli in cucina. Se vi piace l'idea, mettete subito un bel mi piace a questo video. Tanti mi piace, tanti nuovi video. I semi di basilico? I semi di basilico sono fratelli gemelli dei più famosi semi di chia e stanno diventando un nuovo trend nel mondo del green food, del cibo vegano, gluten free o anche solo sano. I semi di basilico sono noti in Cina, in India, in Arabia, dove vengono usati per fare infusi, ricette o rimedi naturali speciali a favore della salute. I semi di basilico sono neri, molto piccoli e a contatto con i liquidi si gonfiano e rilasciano i loro principi attivi. Siccome non hanno un sapore molto deciso, sono molto versatili e si accompagnano bene sia a ricette dolci che salate. Vanno bene su yogurt, macedonie di frutta, smoothie golosi, ma anche aggiunti alle verdure cotte o nei passati di verdura. Benefici dei semi di basilico: contengono beta-carotene, vitamine A, C e K, minerali come potassio, magnesio, calcio e ferro, antiossidanti e oli essenziali come citronello e limonene. I semi di basilico sono rinfrescanti, digestivi, aiutano contro il raffreddore, problemi respiratori e mal di gola, contrastano lo stress, sono utili all'idratazione della pelle e contrastano le infezioni cutanee come l'acne. Facilitano la perdita di peso se assunti prima dei pasti, dopo averli fatti gonfiare in acqua, perché danno un senso di sazietà e riducono l'assimilazione dei grassi. Ma dove li trovo i semi di basilico? Facile, dalla tua piantina di basilico. Fai fiorire la tua pianta di basilico, poi lascia seccare i fiori ed estrai i suoi piccoli semi. Lasciali riposare un giorno e poi saranno pronti per essere usati così, in questo modo. Versa 2 cucchiai in mezzo bicchiere di acqua e aspetta 3 minuti. I semi si gonfiano e liberano i loro principi attivi e gli antiossidanti. A questo punto li puoi aggiungere ai tuoi piatti a base di verdura, carne o pesce o sulla frutta. Fanno bene a tutti con alcune precauzioni. Attenzione a chi soffre di diverticolite, ai bambini perché i semini sono molto piccoli e alle donne in dolce attesa perché possono influire sui livelli di estrogeni. Se volete conoscere altri alimenti sani e come usarli, è facile, basta iscriversi al canale con un clic così e attivate tutte le notifiche per essere avvisati appena esce un mio nuovo video. Mangia sano e vivi meglio! Diventa anche tu trendy e sano con Simona Vignali. Eventi live, vacanze wellness, scuola di naturopatia, consulenze di salute naturale, libri ed ebook per il tuo benessere. Info in descrizione. Ogni giorno sempre più trendy e sani con Simona Vignali naturalmente. Ciao!